Benvenuti, benvenuti, benvenuti e bentornati di nuovo qui sul mio canale Lo Stampo 1899. Pensavate che fossi nuovamente scomparso. Wanted in Milan, invece eccolo qui, tel kill tel uomo, come dicevano Aldo Giovanni e Giacomo. Ecco qui il cinema. E stasera c'è un altro cinema, ma prima di arrivare al cinema di stasera parliamo del cinema di Bologna. Molti si diranno, ma come mai adesso è passato quasi, cos'è stato, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ti fai vedere giovedì. Allora io voglio, da ora in poi, non farò, diciamo, i video quando uno... E se lo vado ad aspettare, voglio tenere un format un po' più elastico, un po' più... Oh, ha fatto il video Lo Stampo, non finita la partita, tutti gli youtuber che si lanciano. Voglio fare qualcosa di diverso, un attimino di diverso dei format che ci sono generalmente. Quindi quando ovviamente taceranno le voci, riprenderà a chiacchierare, a fare le chiacchierate lo stampo 1899, chiaramente un format leggermente diverso. Allora parliamo di della partita contro il Bologna. C'è stato anche lì un 10 minuti più o meno, 10 minuti abbondanti in cui dovevano carburare, però hanno impiegato di meno che della scorsa partita di Europa League, quindi anche sotto quel punto di vista, diciamo, ci stiamo un attimino mettendo in moto. Come dicevo, il Milan, a mio avviso, era leggermente più avanti, un po' più avanti del Bologna. Si è visto che comunque sia... Prego, la signora con la bambina piccola. Ovviamente la precedenza bisogna lasciargliela. E un Milan leggermente più avanti, ha fatto qualche partita in più rispetto al Bologna, qualche amichevole, anche se, oddio, più o meno siamo lì, diciamo, a livello di preparazione. Per quanto riguarda giocatori, nello specifico i nostri, degli altri chi se ne frega, proprio chi se ne frega, diciamo la mentalità è quella vincente che c'era a fine campionato. Però è vero che il fisico va avanti a livello, soprattutto a livello mentale, a livello psicologico, però questo subentra quando ovviamente c'è già una certa predisposizione, un certo tipo di, comunque sia, avviamento della macchina, poi va avanti per una sorta di inerzia. In questo caso comunque sia, secondo me, ancora un po' prestino, però comunque sia, l'impegno c'è sempre. Stato un Milan da 7 e mezzo buono, stato dal 74esimo, 75esimo più o meno, un leggero sbandamento. Adesso è in live un monsone milanese in stile autunnale, quasi ottobrino. Ogni tanto incespico, faccio dei doppi passi un po' falciati così dall'avversario, ovviamente, quando Castiglio aveva la palla, boom, e arrivavano dentro da tutte le parti, soprattutto il fenomeno che rideva sempre, cazzo ride, non riesco a capire, però vabbè, infatti si è beccato una munizione e a momenti se ne beccava anche la seconda. Adesso mi manca il nome, però quel deficiente che stava sulla fascia di Castiglieco. Cos'è, ride? Il tuo compleanno? Non credo, t'ha ammonito, stai zitto e a casa. No, rideva, quasi pigliasse per il culo l'arbitro. Per quanto riguarda, allora, la squadra ha girato molto bene. Qua abbiamo un fenomeno da circo, infatti, perché il telun per chi davanti a me, e uno Zlatan che sembra veramente il moschicida, ammazza le mosche, e infatti
ennesima partita, questa volta ha fatto addirittura la doppia, quindi 39 anni, mi piacerebbe fargli delle analisi a livello strutturale della struttura ossea, vedere se è realmente stato partorito 39 anni fa o qualche 7-8 anni in meno. Però scherzi, scherzi a parte, caro Zlatan, mi piace il tuo stile. Voi parlate, io zitto zitto, segno, sto zitto, segno e vi cinghio ogni volta. Più mi dite che sono vecchio e più io segno e poi più voi mi dite così e io continuo così. Vediamo chi si stufa primo, grande, questo è lo spirito da combattente, zitti, muti e a casa. E arriviamo stasera deve essere una finale da Champions League, anzi una finale veramente intercontinentale. Devono giocare sotto questo aspetto mentale. Il 2-0 che abbiamo fatto con quelli là, con questi qua, deve ripetersi. Deve esserci una volta che la macchina è rodata, si entra in un certo tipo di mentalità che non fai più neanche fatica a tenere certi ritmi, perché ormai la mente guida il corpo, quindi bisogna andare avanti in quel modo, in quel modo, in quel modo. Non c'è niente da fare. Siamo una squadra giovane, abbiamo poca esperienza, sicuramente gli errori, ahimè, purtroppo ci saranno, perché è inevitabile. Una squadra giovane, gli errori sicuramente ci saranno, speriamo mi possa sbagliare, però comunque sia, essendo giovani, ovviamente un certo tipo di esperienza contro un certo tipo di squadre potrebbe anche in futuro magari capitare qualche errore, però comunque sia io dico, una casa va costruita non in un giorno, ma ci si piega quasi 8 mesi più o meno, partendo dalle fondamenta, dagli scavi, dalle fondamenta. Se non ci sono le fondamenta, ci devono essere quei 7-8 giocatori che ovviamente vanno a consolidare l'organico, la struttura sul quale poi ovviamente tutti quanti. Ovviamente ci deve essere il perno, dopodiché tutti quanti una forza univoca e via. Poi abbiamo un Ibrahimovic lì in attacco, fa diventare anche un fenomeno, anche chi l'altro giorno era nessuno. Quindi secondo me abbiamo dei valori aggiunti. Teo, abbiamo Rebic, che stasera ovviamente è ancora squalificato, quindi non ci sarà. Tra un po' rientra Romagnoli, abbiamo Duarte che ha beccato il terno all'otto e si è beccato il colpo di sfiga, e vabbè, capita. Non sto lì a menzionare che cosa, però ovviamente chi sa, chi è informato sa che cosa si è andato a pescare. Non voglio entrare in certi discorsi perché mi ribolle il sangue. E per il resto io stasera la vedo abbastanza limpida la strada, abbastanza pulita la strada dalla neve, quindi a mio avviso dobbiamo semplicemente giocare come sappiamo giocare, e a mio avviso la strada è segnata. Qui nel frattempo sta aumentando il monsone. Addirittura sembra che ci sia la nebbia, pioggia e condensa sulla strada del caldo che c'era prima, un caldo allucinante, però vabbè. Siamo agli sgoccioli del caldo, finalmente, adesso un po' di fresco ci vuole, anche per i nostri giocatori, giocare con temperature più fresche, sicuramente stasera sarà una bella temperatura. Tutto sommato va bene così. Sicuramente sarà un'altra partita da colosso alla bocca, stringendolo forte come fanno i lupi quando sentono il sangue della preda dopo averla sgozzata. E dobbiamo andarci a cibare
ovviamente anche stasera. Facciamo passare la sciura che si sta lavando da paura, però ci vogliamo fare. Quindi dai, dai che ce la facciamo anche stasera, dai! Grinta, 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 grinta. I leoni quando vedono la preda di fronte ruggiscono. Io stasera voglio vedere 11 bestie, 11 bestie, 11 bestie, che se a fine partita devono mangiarsi anche il pallone, devono farle esplodere. Ciao a tutti.